Oracolo su Babilonia ricevuto da Isaia, figlio di Amoz. Su un monte brullo issate uno stendardo. Alzate la voce verso di loro, agitate la mano, perché entrino per le porte dei nobili. Io ho emesso un ordine a quelli che sono a me consacrati. Ho chiamato per il mio sdegno i miei prodi, fieri della mia grandezza. Grido di moltitudine sulle montagne, simile a quello di un'immensa folla. Grida tumultuose dei regni, delle nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in rivista l'esercito di guerra. Vengono da un paese lontano, dai confini dei cieli, il Signore e gli strumenti della sua collera per distruggere tutto il paese. Urlate, perché è vicino il giorno del Signore. Esso viene come una devastazione voluta dall'Onnipotente. Perciò tutte le mani si infiacchiscono ed ogni cuore umano si strugge. Sono conturbati, spasimi e dolori li colgono, si contorcono come una partoriente, si guardano l'un l'altro stupiti, i loro volti sono volti di fiamma. Ecco, il giorno del Signore arriva, crudele. L'indignazione e lo sdegno di collera per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori. Infatti le stelle del cielo e le loro costellazioni non fanno brillare la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Punirò il male sulla terra ed i malvagi per la loro iniquità. Metterò fine all'orgoglio dei presuntuosi ed umilierò l'alterigia dei tiranni. Renderò l'uomo più raro dell'oro ed il mortale più raro dell'oro di Ofir. Perciò scuoterò i cieli e la terra traballerà dal suo posto a causa dell'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno del furore della sua collera. Allora, come una gazzella messa in fuga e come pecore che nessuno raduna, ognuno si dirigerà verso il suo popolo. Ognuno fuggirà verso il suo paese. Chiunque sarà incontrato sarà trafitto e chiunque sarà sorpreso cadrà di spada. I loro pargoli saranno schiacciati davanti ai loro occhi. Le loro case saranno saccheggiate e le loro mogli violate. Ecco che io suscito contro di essi i Medi, che non pensano all'argento né si curano dell'oro. Con gli archi atterreranno i giovani, non avranno pietà del frutto del ventre. I loro occhi non si impietosiranno dei bambini. Babilonia, lo splendore dei regni, l'onore orgoglioso dei Caldei, sarà sconvolta da Dio come Sodoma e Gomorra. Non sarà più abitata né popolata di generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà la tenda, né i pastori vi porranno gli stazzi. Vi si stabiliranno le fiere del deserto. I gufi riempiranno le loro case. Vi dimoreranno gli struzzi, vi danzeranno i satiri. Le iene urleranno nei suoi palazzi e gli sciacalli nei lussuosi edifici. La sua ora si avvicina, i suoi giorni non saranno prolungati. Certamente il Signore avrà pietà di Giacobbe e sceglierà ancora Israele
li ristabilirà sulla loro terra. Lo straniero si unirà ad essi e sarà incorporato alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li condurranno nel loro paese. La casa di Israele se li approprierà sul suolo del Signore come servi e serve, e faranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Nel giorno in cui il Signore ti avrà liberato dalla tua pena, dalla tua irrequietezza e dalla dura servitù con la quale sei stato asservito, tu proferirai questa satira contro il re di Babilonia e dirai: come ha finito l'oppressore, è cessata l'arroganza. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, lo scettro dei dominatori. Colui che furioso colpiva i popoli con colpi senza fine, che collerico dominava le nazioni, perseguitando senza respiro. Tutta la terra si riposa, è tranquilla, e rompe in gridi di gioia. Anche i cipressi gioiscono per te, ed i cedri del Libano. Da quando giaci prostrato, i tagliaboschi non salgono più contro di noi. Dal basso lo Sheol si agita per te, per farsi incontro al tuo arrivo. Per te esso risveglia le ombre, tutti i potenti della terra. Ha fatto sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato fiaccato come noi, sei diventato simile a noi. Il tuo fasto è disceso nello Sheol come la musica delle tue arpe. Sotto di te si stendono le larve, i vermi sono la tua coperta. Come sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora. Come fosti precipitato a terra, tu che aggredivi tutte le nazioni. Eppure tu pensavi in cuor tuo: salirò in cielo, al di sopra delle stelle di Dio, erigerò il mio trono, siederò sul monte dell'assemblea, ai confini del settentrione, salirò sulle nubi più alte, sarò simile all'Altissimo. E invece sei stato precipitato nello Sheol, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono ti guardano fisso, verso di te guardano. Questi è colui che faceva tremare la terra e faceva scuotere i regni, che ridusse il mondo in deserto, demolì le sue città e non aprì ai suoi prigionieri il carcere? Tutti i re delle nazioni, tutti riposano gloriosi, ognuno nella propria tomba. Tu invece sei stato gettato in sepolto come un abominevole rampollo, coperto da uccisi, da trafitti di spada, deposti sulle pietre della fossa come una carogna calpestata. Tu non sarai insieme ad essi nella sepoltura, poiché hai rovinato il tuo paese, hai massacrato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza degli iniqui. Preparate il massacro per i suoi figli, a causa dell'iniquità dei loro padri. Non sorgeranno più per conquistare la terra e coprire la faccia del mondo di rovine. Insorgerò contro di loro, oracolo del Signore degli eserciti, e distruggerò di Babilonia il nome ed il resto, stirpe e discendenza, oracolo del Signore. La renderò possesso del riccio, una palude stagnante, la spazzerò con la scopa della distruzione, oracolo del Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti ha giurato: certo, come ho pensato, così sarà.
e come ho deciso, così succederà. Spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Il suo giogo sarà rimosso da essi ed il suo peso sarà rimosso dalle loro spalle. Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano distesa su tutte le nazioni. Quando il Signore degli eserciti prende una decisione, chi la potrà annullare? E quando la sua mano è distesa, chi potrà fargliela ritirare? Nell'anno della morte del re Acaz fu pronunziato questo oracolo. Non rallegrarti, Filistea tutta intera, che la verga che ti percuote è stata spezzata, poiché dalla radice del serpente uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago volante. I poveri pascoleranno sui miei prati ed i miseri riposeranno sicuri. Ma farò morire di fame la tua posterità ed ucciderò ciò che resta di te. Gemi, o porta, urla, o città, trema, Filistea, tutta quanta. Poiché dal settentrione arriva un fumo e nessuno si sbanda nelle sue schiere, che risposta si darà ai messaggeri della nazione? Il Signore ha fondato Sion. In essa trovano rifugio i poveri del popolo. Oracolo su Moab. Sì, Ar Moab è stato devastato di notte. Ar Moab è stato distrutto. Sì, è stato devastato di notte. Kir Moab è stato distrutto. È salita la gente di Dibon sulle alture per piangere. Sul Nebo e su Madaba Moab eleva il suo gemito. Tutte le teste sono rasate, tutte le barbe rasate. Nelle sue strade si cinge il sacco, nelle sue terrazze si fa lutto, nelle sue piazze tutti si lamentano, fondono in lacrime. Chesbon ed Elealeh urlano, il loro grido è inteso fino a Jaas. Per questo i fianchi di Moab fremono, la sua anima tumultua in lui. Il mio cuore grida per Moab. I suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Sì, la salita di Luchit la salgono piangendo. Sì, sulla via di Coronaim emettono grida strazianti. Sì, le acque di Nimrim sono diventate un deserto. L'erba si dissecca, la pastura è finita, non c'è più verdura. Per questo fanno provviste. Trasportano le loro riserve al di là del torrente dei Salici. Sì, risuonano grida per tutto il territorio di Moab. Fino a Eglaim giunge il suo urlo. Fino a Bir Elim il suo urlo. Sì, le acque di Dimon sono piene di sangue. Eppure io aumenterò i mali di Dimon. Un leone per gli scampati di Moab e per quelli che rimangono nel paese. Inviate gli agnelli al sovrano del paese, da Sela verso il deserto, al monte della figlia di Sion. Come un uccello ramingo diventeranno le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una decisione. Rendi la tua ombra come notte in pieno mezzogiorno. Nascondi i dispersi, non svelare i fuggitivi. I dispersi di Moab siano tuoi ospiti. Sii loro rifugio di fronte al devastatore. Perché non c'è più il tiranno, la devastazione è finita, è sparito dal paese il distruttore. Il trono sarà reso stabile con la pietà. E su di esso siederà nella fedeltà, nella tenda di Davide,
un giudice premuroso del diritto e pronto alla giustizia. Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'eccessivamente superbo, la sua alterigia, il suo orgoglio, la sua arroganza, l'inanità delle sue pretese. Perciò i moabiti elevano gemiti su Moab, tutti insieme gemono per le focacce di uva di Kir-Kareset, gemono tutti costernati. I campi di Kesbon languiscono, come anche le vigne di Sibma, i cui tralci calpestarono i dominatori dei popoli. Essi arrivavano fino a Yazer, penetravano nel deserto, le loro propaggini si estendevano ed oltrepassavano il mare. Perciò con il pianto di Yazer piangerò le vigne di Sibma. Ti inonderò con le mie lacrime, o Kesbon, o Eleale, perché sui tuoi frutti e sulla tua raccolta è piombato un urlo. La gioia ed il tripudio sono scomparse dai frutteti. Nelle vigne non si tripudia, non si acclama. Il vino non lo pigia il pigiatore, il grido è cessato. Perciò le mie viscere fremono per Moab come una cetra ed il mio intimo per Kir-Kareset. Moab si mostrerà e si affaticherà sulle alture. Entrerà nel suo santuario per pregare, ma non gli gioverà a nulla. Questa è la parola che il Signore indirizzò un tempo a Moab, ma ora il Signore dichiara: in 3 anni, come quelli di un salariato, sarà disprezzata la gloria di Moab con tutta la sua numerosa moltitudine. Ciò che rimarrà sarà un piccolo numero, insignificante. Oracolo su Damasco. Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. Per sempre saranno abbandonate le sue città, diventeranno pascoli per le greggi che vi si accovacceranno senza che qualcuno le spaventi. Tolte saranno ad Efraim le fortificazioni e a Damasco il regno. Il resto di Aram avrà una gloria simile a quella dei figli di Israele. Oracolo del Signore degli eserciti. In quel giorno la gloria di Giacobbe sfumerà ed il grasso della sua carne sarà ridotto. Sarà come quando il mietitore prende una bracciata di grano ed il suo braccio taglia le spighe, come quando si raccolgono le spighe nella valle di Refaim. Vi rimarranno solo racimoli, come quando si bacchiano le olive. 2 o 3 bacche sulla cima dell'albero, 4 o 5 sui rami dell'albero. Oracolo del Signore, Dio di Israele. In quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo al suo creatore ed i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele. Egli non si volgerà più agli altari, opera delle sue mani. Non vedrà più ciò che hanno eseguito le sue mani, i pali sacri e gli altari. In quel giorno le tue città saranno abbandonate come quelle che l'Eveo e l'Amorreo abbandonarono di fronte ai figli di Israele e sarà una desolazione. Perché hai dimenticato Dio, tuo Salvatore, e non ti sei ricordato della rocca, tuo rifugio, per cui hai piantato delle piantagioni amene e inserito dei germogli esotici. Di giorno fai crescere ciò che hai piantato, ed il mattino fai germogliare i tuoi semi. Ma nel giorno della sventura svanisce la raccolta, ed il dolore è incurabile. Guai! Un tumulto di popoli numerosi, tumultuanti come il tumulto dei mari, rumore di popoli come il rumore travolgente di acque potenti. I popoli rumoreggiano come il rumore di grandi acque,
ma egli le minaccia e fuggono lontano, sospinte come la pula dei monti di fronte al vento e come il vortice davanti al turbine. Alla sera, ecco, c'è il terrore. Prima ancora del mattino, non c'è più nulla. Questo è il destino di chi ci preda e la sorte di chi ci saccheggia. Guai al paese dagli insetti ronzanti, situato al di là dei fiumi d'Etiopia, che manda per mare gli ambasciatori in canotti di papiro sulle acque. Rapidi, andate, messaggeri, verso la nazione slanciata ed abbronzata, verso un popolo temibile da ora e per sempre, una nazione potente e vittoriosa il cui paese è solcato da fiumi. Voi tutti, abitanti del mondo, e quanti dimorate nel paese, quando si leva il segnale sui monti, rimirate, e quando suona il corno, ascoltate. Perché così mi parlò il Signore. Resterò tranquillo e mirerò dalla mia dimora qual torrido calore alla luce del sole e qual nube rugiadosa al calore della mietitura. Perché prima della raccolta, quando la fioritura è finita ed il fiore è diventato un grappolo maturo, egli taglierà i pampini con le roncole, eliminerà e butterà via i tralci. Saranno abbandonati tutti insieme agli avvoltoi delle montagne e dalle bestie della terra. Gli avvoltoi passeranno l'estate sopra di essi e le bestie della terra sopra di essi sverneranno. In quel tempo verranno portate al Signore degli eserciti offerte da parte di un popolo slanciato ed abbronzato, da parte di un popolo terribile da ora e per sempre, un popolo potente e vittorioso, il cui paese è solcato da fiumi, verso il luogo in cui si trova il nome del Signore degli eserciti, il Monte Sion.